Io cercherò così di volare attraverso tutti questi temi e di parlare di comunicazione all'interno della pubblica amministrazione. Siamo sommersi da messaggi, siamo sommersi da persone che ci parlano ovunque, no? Immaginiamo già solo la prima cosa che facciamo prima di andare a letto, no, l'ultima prima di andare a letto è la prima. Alzandoci, no? Non so voi, però io tendenzialmente guardo il cellulare. Grazie. E guardo il cellulare per vedere cosa è successo nel mondo, cosa è successo all'interno della mia nicchia, per scoprire cosa sta succedendo in Medio Oriente, cosa sta succedendo in altre parti del mondo. E questo tema adesso poi te lo spiego meglio. PA Brand Expert è un comunicatore che io definisco. Così vedremo una figura molto particolare e multidisciplinare. Mi hanno già introdotto, io sono, come dire, fatta di tanti componenti, no? Parto come giornalista, poi divento comunicatrice all'interno della PA. Lavoro in una pubblica amministrazione torinese. E da anni mi occupo di comunicazione pubblica. Ad esempio, per quanto riguarda un tavolo presso la funzione pubblica, ho lavorato appunto a un tavolo sulla funzione pubblica sulla social media policy, che non so se tutti conoscono questa definizione, è un po' il patto che si crea tra cittadino e comunicatore e ente pubblico, soprattutto nel momento in cui si racconta quello che è una struttura, un ospedale, il Ministero della Salute o chi per esso, insomma, realizza e fa. Mi occupo di educazione al digitale, ho scritto un libro che si chiama Figli Virtuali, percorso educativo alla tutela della pubblicità nella famiglia digitale. Perché credo che questi temi siano talmente, come dire, parte di noi. Viviamo nell'on life, citano i professori, insomma, che studiano da un punto di vista anche qui della ricerca, il professor Floridi, qual è il mare magnum all'interno del quale siamo immersi. Non c'è più l'on life e l'offline. Siamo in questo mondo pervasivo dove ogni momento davvero è invaso di digitale, è invaso di tecnologia, è invaso di, come dire, una materia che in qualche modo diventa sempre più piccola materializzandosi nel digitale. L'ultimo mio lavoro con Gianluigi Buonanotte si chiama appunto PA Brand Expert, che vuole proprio capire come e se ha senso, questo lo vedremo insieme oggi. Mi piacerebbe anche chiacchierare con voi, avere un feedback su alcuni temi, perché il settore della sanità è uno dei più strategici, secondo me, in tema di comunicazione pubblica. Allora, attraverso questo saggio pubblicato da Franco Angeli, io e il coautore abbiamo cercato di indagare se e come ha senso che la pubblica amministrazione comunichi attraverso i nuovi media, i nuovi strumenti di comunicazione. Voi sapete che fino a qualche anno fa si comunicava sui quotidiani, abbiamo dei siti internet istituzionali, no? L'abbiamo visto per accedere a questa giornata, stiamo usando il digitale, però poi ci sono dei nuovi sistemi, ci sono i social. Ci sono le chat, ci sono i chatbot che sono, non so se vi siete mai scontrati con un chatbot o incontrati, quando ad esempio accedete alla vostra banca online, discutete prima di arrivare a un operatore che ormai sembra essere un'impresa davvero complessa, per mezz'oretta discutete con un chatbot per capire se si può risolvere la questione. Quindi il titolo, che è un po' contraddittorio perché mette insieme la PA, la pubblica amministrazione, il brand è un po' un ossimoro, no? La PA è un brand, voi siete un brand, come CPO? CPO. È un brand, siete riconosciuti. Se voi dite CPO, vi riconoscono come tali, cosa pensano di quello che fate? Sanno, conoscono quello che fate? Però se ci pensiamo bene, qual è la caratteristica che accomuna queste due cose?
rispetto a una visione più di marketing e commerciale. Pensiamo a una grossa azienda di moda, di qualunque, su qualunque tema. Che cosa fa? Vende un prodotto, vende un vestito, vende una macchina. E che cosa vende la pubblica amministrazione? Vende qualcosa. Pensiamo al termine vende in modo un po' ampio. Vende dei servizi. Pensiamo. Diceva? Esatto, dei prodotti. Cosa sono questi prodotti? Sono le attività che svolge, no? Nel quotidiano. E qui cosa possiamo ancora considerare come prodotti? Possiamo considerare le informazioni, anche qui in senso più ampio, che vengono date. Quindi spiegare alla popolazione, non lo so, che ci sono dei servizi di prevenzione, di screening o dei servizi che sono utili, fondamentali, necessari per la popolazione, ecco che quello è un prodotto che dobbiamo comunicare, che dobbiamo diffondere. Questo all'interno sempre di un sistema di valori. Pensiamo, senza citare marche, alcune tra le più famose, nel brand si parla sempre di emozione, di valore. Ogni marca, ogni grosso brand ci comunica un sentimento, un'atmosfera, come dire, un'emozione che si accompagna a quel marchio. Pensiamo a quelli sportivi, no? Quanto ci viene comunicato velocità, forza, energia, o pensiamo, non lo so, a delle borse, allora il fashion, allora il mondo, pensiamo a Barbie, no, non lo devo dire, è l'ultima. Allora, ogni brand, ogni marchio ci comunica qualcosa. E questo è un passaggio sul quale possiamo ragionare. La pubblica amministrazione che valori trasmette? Che emozioni dà? Le attività che compiamo in qualche modo trasmettono dei flussi di valore col cittadino? Questo è un po' quello che indaghiamo. Negli anni ci siamo accorti che questo è anche un ragionamento importante e ampio, ed è un ragionamento che coinvolge tante pubbliche amministrazioni. Voi siete una realtà, immagino che in qualche modo in ogni regione ci siano realtà simili alle vostre. E allora potrebbe avere senso, no? Mettersi insieme tra realtà e ragionare su quali sono i servizi e le necessità comuni di tutti i cittadini. Da qualche anno faccio parte di questa associazione che si chiama Pia Social, e che raduna, siamo circa 700 soci in Italia, tutti i comunicatori, solo i comunicatori, solo tra virgolette, tutti quelli che hanno a che fare con la comunicazione nella pubblica amministrazione. Ed è la prima associazione italiana che ragiona su questo tema. Qui in Piemonte c'è una base territoriale regionale e siamo circa 70 soci. Di cosa ci occupiamo? Ci occupiamo di divulgazione, di formazione, non a caso sono qui oggi, pubblicazioni, parliamo e raccontiamo dei testi che tanti colleghi in Italia pubblicano su questi temi. Ricerche, ci sono tantissime ricerche sulla comunicazione in Italia, e dopo ne vedremo qualcuno, sulla percezione che ha il giornalista, della comunicazione e anche della pubblica amministrazione. Dicevo, una rete formata da professionisti, giornalisti, comunicatori, nuove professioni del digitale. Giornalista degli anni 70 non aveva sicuramente tutte le skill e tutte le competenze che hanno i giornalisti moderni, che devono anche non solo scrivere il pezzo, ma scriverlo in un'ottica SEO SEM, perché quel pezzo deve essere indicizzato su Google. E visto che pochi di noi ormai vanno nelle edicole, se ne troviamo ancora una aperta, allora quel pezzo sarà letto online. Non so, immagino, andiate, no? Sui siti dei quotidiani nazionali o locali, e allora se quel pezzo è indicizzato bene, ecco che avrà più facilità di essere trovato. Ma il giornalista deve anche fare altro, perché poi quel pezzo, oltre che pubblicarlo, deve anche metterlo sui social, perché ormai anche così comunicano i quotidiani. E non so quanti di voi seguono su Facebook, Twitter, LinkedIn, TikTok, e ce ne sono altri 100 milioni, quelle informazioni. Quindi spesso arriviamo alle informazioni attraverso questo tipo di canali. Ad esempio, Fanpage, non so quanti di voi seguono e conoscono, Fanpage è uno dei primi,
giornali online che dà informazione. Ragioniamoci, tornerà questo tema. E poi pensiamo anche di riconoscere e valutare come vista all'interno di una pubblica amministrazione questa nuova figura del comunicatore, che deve fare tante cose, deve fare le foto per metterle sul sito, deve fare dei video per fare un reel su Facebook, cosa deve fare ancora? Deve scrivere il comunicato, deve mandarlo ai giornalisti. So che non siete, come dire, tutti molto vicino ai temi della comunicazione, quindi io cerco di essere, come dire, più generica possibile. Se avete dei dubbi, chiedetemi, alzate le mani, mi piace ragionare insieme. Però a questo serve anche, questa chiacchierata serve secondo me anche per farvi capire quali sono le funzioni e le competenze che un comunicatore in questi anni deve avere. Parlavamo di figure professionali e molto importante è anche il tema della democrazia in rete, quindi come dire, il diritto del cittadino di avere informazioni e di poterli accedere in modo lineare, tra l'altro non andandosi a scontrare con la disinformazione. Quanto si parla, no? Lo sentite anche voi quotidianamente, no? Di fake news. Cosa sono le fake news? Sono spesso buone notizie, tra virgolette, buone nel senso relativamente attendibili, a cui all'interno delle quali vengono inserite piccole modifiche alternative che rendono l'informazione tutto sommato verosimile, ma poi non autentica al 100%. Quindi anche il tema di capire da dove ci arrivano le informazioni, sia nella nostra vita professionale ma anche privata. Siamo sicuri che quando leggiamo un articolo, quell'articolo attinto da fonti serie, pensiamo durante la pandemia, che è molto immediato, no? Come approccio. Pensiamo a quanto siamo stati bombardati da informazioni sui vaccini, su quello che stava accadendo, dissonanti, diverse. Come facevamo, che strumenti avevamo noi cittadini per capire se quell'informazione era in qualche modo attendibile? Facevamo riferimento a delle istituzioni, alla pubblica amministrazione, quindi tendenzialmente andavamo sul sito del Ministero della Salute a vedere se quel dato, oppure sul sito della Regione Piemonte dove venivano diffusi i dati del numero di vaccinati, eccetera. Quindi risalire alle fonti, avere anche gli strumenti per poterlo fare. Ad esempio, verificare che un articolo pubblicato abbia una data vicina a noi, a questi giorni. Spesso vengono riproposti, fateci caso, articoli vecchissimi, anche di anni fa, come nuovi, quindi innescano dei meccanismi strani di disinformazione. Poi vogliamo appunto migliorare il rapporto tra enti e aziende pubbliche. E a volte anche private, perché ci sono anche molte società private che fanno capo alla pubblica amministrazione e cittadini, in un'ottica di servizio, di apertura, di dialogo. E poi cerchiamo di fare anche un'altra cosa, di capire come bisogna adeguare il linguaggio che usiamo al nostro target. Allora, a chi parliamo? Parliamo a professionisti? Parliamo a ricercatori? Parliamo a, non so, stranieri? Parliamo a persone che hanno un livello culturale medio-basso, parliamo a bambini, pensiamo a come deve comunicare la scuola con i genitori. Io faccio, sono una madre, ho questa chat, no? L'incubo delle mamme, le chat. Allora, come io vedo, come possiamo pretendere che i bambini in classe abbiano un livello sufficiente di italiano se oggettivamente vedo che nella chat delle mamme ci sono grossissimi problemi di interpretazione e di utilizzo dell'italiano? Quindi anche un discorso così di approccio verbale e scritto alla nostra lingua. E poi il tema della trasparenza. Noi non siamo la pubblica amministrazione, non è una roccaforte, no, che nasconde tutte le informazioni. Dopo arriveremo anche al FOIA, il Freedom of Information Act, che è una disposizione dell'allora ministra Madia della pubblica amministrazione, dove diceva, è tuttora in vigore, diceva le amministrazioni devono rispondere
a qualunque richiesta dei cittadini, per non parlare degli uffici, dei giornalisti che scrivono, eccetera. Però c'è un livello maggiore di trasparenza. Ciò che i cittadini, noi dobbiamo, la pubblica amministrazione è obbligata a rispondere dentro determinati tempi al cittadino, cosa che, se ci pensate, anni fa non era assolutamente scontata. Realizziamo corsi, seminari di formazione, workshop, convegni, l'ho già detto, pubblicazioni, conferenze, in quest'ottica, in un'ottica di cultura, di apertura al digitale. 300 soci, ve ne avevo già parlato, abbiamo circa 20.000 follower sui canali social, di PR social, 300 promotori nazionali e locali, e abbiamo realizzato, potete andarlo a verificare su tutti i social, oltre 1.000 live per raccontare da più punti di vista, anche in modo molto semplice. Io vi suggerisco, se avete tempo, fatevi un giro. Serve a voi come professionisti, ma anche personalmente, come utilizzare al meglio i social per i vostri profili personali. Ecco, sicuramente qualche input ve li può dare. Questi sono i principali eventi a cui lavoriamo. Non so se qualcuno ha sentito parlare del Festival del Digitale Popolare. Qui a Torino qualche giorno fa l'abbiamo organizzato con tantissimi sponsor. Avevamo il patrocinio della città di Torino, dell'assessorato all'innovazione. Avevamo anche qui i player principali del digitale e della tecnologia che vogliono stare a fianco della pubblica amministrazione, perché è molto importante per loro arrivare al cittadino. E questa è un po' la nostra filosofia, no? Che se le formiche si mettono d'accordo e fanno squadra, davvero possono spostare un elefante. Da soli, oggettivamente, possiamo fare poco. Ora, la domanda a cui cercheremo di rispondere è un po' questa: perché una PA deve essere social? La risposta ve la do subito, non facciamo il teatrino di dire, ma secondo, no, ve la do subito, poi vediamo strada facendo. Anzi, se non siete d'accordo su questa risposta, sarebbe bello ragionarci insieme. Perché la pubblica amministrazione deve stare dove sono i cittadini. Lo dicevamo prima, no? Se io devo comunicare che c'è un nuovo, facciamo un esempio di una cosa che fate, mi aiutate a dire una cosa che state realizzando? Non ho sentito. Studio progetto di ricerca. Un progetto di ricerca su un tema, ad esempio, un tema caso. Sui tumori. Ok. Allora, noi abbiamo bisogno, adesso io non sono del settore, quindi prendete un po' quello che dico con le pinze, abbiamo bisogno di avere delle persone che rispondono ai nostri questionari, non lo so, invento. E magari chiediamo alla cittadinanza di rispondere a questi questionari. Come facciamo ad arrivare a queste persone? Uno dei tanti sistemi, oltre a scrivere la lettera, oltre a mandare una PEC che magari non tutti hanno, non la leggono, è proprio questo: diffondere l'informazione attraverso i nuovi sistemi di comunicazione, con un occhio di riguardo, nel senso che questi sono termini un po' tecnici, l'engagement è la capacità che abbiamo di attrarre a noi attraverso i social dei cittadini, degli utenti, ed è quello che fanno i social principali all'interno dei privati, quindi una grossa azienda tende a valutare questo. La pubblica amministrazione fa più confidence, cioè cerca di creare un rapporto che è valoriale tra l'ente e il cittadino e la cittadina. Quindi noi non facciamo come pubblica amministrazione marketing di prodotto allo stato puro, cioè non rincorriamo il like, non strizziamo l'occhio al cittadino in modo così anche un po', come si può dire, furbo, ma dobbiamo creare fiducia, no? Questo è il nostro obiettivo. Se il cittadino crede che la nostra ricerca, perché noi come realtà sul territorio ci occupiamo e svolgiamo attività serie, ecco che il cittadino con maggior fiducia risponderà alla nostra ricerca. E quando avremo quei risultati, e in qualche modo, se sono risultati, come dire,
pubblici che si possono diffondere, che hanno un valore, cioè che ha valore la loro diffusione, ecco che il cittadino dice: ah, guardate, guarda cosa ha scritto quell'ente, ha pubblicato una nuova ricerca, andiamo a vedere di cosa si parla. Un altro nostro importante asset è fornire informazioni corrette e chiare. Noi siamo la pubblica amministrazione, noi dobbiamo essere sinceri in senso della trasparenza rispetto al cittadino, oltre che combattere appunto la disinformazione che ci vede, insomma, che vediamo intorno. Usando un linguaggio accessibile, torna il concetto del linguaggio, no? Pensando sempre al target, è evidente, e dialogando con lui, ma come? In modo che ci capisca, cioè non è solo un dialogo, non è un monologo. È un dialogo, vuol dire che io, emittente, trasfondo un messaggio che deve essere capito e decodificato da chi lo riceve. Perché? Perché abbiamo gli stessi strumenti, le stesse abilità nel decifrare quel linguaggio. E in qualche modo cercando di rimanere al passo con la tecnologia, perché oggettivamente, anche rispetto al privato, la pubblica amministrazione è vista sempre un po' come una grossa macchina lentino all'elefante di cui sopra, no? Come lo spostiamo questo elefante? Ok, ci mettiamo insieme, però potrebbe a un certo punto rivelarsi non un elefante la pubblica amministrazione, no? Se dall'interno c'è, come dire, una certa proattività, ecco che l'immagine che ha il cittadino non è quella del checco zelone che vuole il posto fisso. Perché sui social ce n'è tantissimi di Checco Zelone, non so se ne seguite, no? Quindi andare un po' a scardinare questa immagine di una pubblica amministrazione immobile, lenta, che non ha voglia di fare, che non vuole comunicare, che si siede. Creare, e questi sono gli obiettivi di Pia Social, creare un network di comunicatori, se vi interessa, siamo qui per raccontarvi come, contrastare le fake news, informare, favorire il dialogo e la trasparenza, educare un uso consapevole del web, individuare nuovi modelli, tempi e linguaggi della pubblica amministrazione e pensare anche a un'organizzazione diversa del lavoro. Perché se abbiamo tutti dei compiti chiari e come dire, focalizzati, ecco, sarà più semplice anche arrivare più velocemente al cittadino, in un'ottica sempre di apertura, di confronto, di dialogo, di best practice. Se c'è una realtà come la vostra in Molise, che invece in qualche modo ha cambiato bene, beh, sarebbe bello, no? Confrontarsi, aprirsi a queste nuove realtà. Quello che da qui volevo partire per capire, no? Sulla nostra pelle. Come viviamo questa trasformazione? Perché poi l'elefante da cosa è composto? Da tante piccole persone che siamo noi, perché se, come dire, non ci sentiamo parte di una trasformazione, è evidente che non faremo tanti passi. Allora, chi ha voglia di dirmi quante ore al giorno trascorre sui social? E per quali ragioni principali usi i social? Lo stavamo dicendo, per i servizi, per informarci. Questo è un po' il messaggio, no? Sotteso a tutto quello che stiamo dicendo. Francis Bacon, 1500 e passa, cosa diceva? Chi non applica nuovi rimedi deve essere pronto a nuovi mali, perché il tempo è il più grande degli innovatori. Boh, boh. No? È un po' così. È un po' così perché se Apple Watch non l'abbiamo citato. No? L'Apple Watch? Nessuno? Neanche io. Però è un altro strumento. Pensiamo a quanto il digitale ci stia addosso, no? È sempre più. Prima avevamo il cellulare, che era proprio una, come dire, la continuazione, la protuberanza delle nostre braccia. Adesso sta quasi davvero entrando nella nostra pelle con questi nuovi strumenti. E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo ci dobbiamo quantomeno conoscere e sapere cosa c'è intorno a noi e poi prendere e fare delle nostre scelte. Cosa dicono le ricerche?
che nonostante un calo della popolazione italiana, aumentano le persone connesse a internet e anche quelle attive sulle piattaforme social. In leggero rialzo lo smartphone, ma cioè, lo smartphone 97,3%, cioè stiamo parlando di una, cioè, chi è fuori dallo smartphone? Centenari, non lo so, quelli sotto i 3 anni, adesso dovremmo vedere la ricerca, però perché tutto questo? Allora, siamo immersi, l'abbiamo detto, stavamo dicendo perché? Perché siamo immersi? Cos'è che ci piace? Cos'è che ci affascina? Quali sono le attese del cittadino rispetto a tutto questo? Allora, un italiano, queste sono indagini dell'Istituto Piepoli che collabora con Pia Social, in quel campo appunto della ricerca che vi dicevo. Allora, un italiano su tre in realtà non sa che cosa aspettarsi dal web. E qui dovremmo poi fare un altro incontro sulla consapevolezza, no? Al digitale. Che cosa davvero possiamo aspettarci dal digitale? Andiamo avanti. Tutti gli altri? Il 18% desidera trovare informazioni di servizio e utilità su temi quali emergenze, eventi, mense, cantieri, farmacie, viabilità, allertamento e orari degli uffici. Li trovate? Una percentuale che nella fascia di popolazione 35-50 arriva al 27%, per poi crollare dopo. Un 18% chiede di avere news su eventi, cultura, turismo e attività in città. 14% chiede un punto di riferimento per orientarsi tra le tante notizie ricevute ogni giorno su più canali. Quello di cui parlavamo prima, no? Il tema della disinformazione. Le restanti attese riguardano, queste anche sono suggestive, un dialogo diretto con l'amministrazione o l'azienda. Vogliono parlare con le persone che si occupano di quel tema. Andiamo avanti. Che tipo di messaggi, sempre alla ricerca Piepoli, che tipo di servizi vorresti invece avere da WhatsApp, di messaggistica su smartphone come WhatsApp, Messenger e Telegram? Telegram è un altro grandissimo strumento che si usa tantissimo in caso di emergenza. Allora, il 26% dei rispondenti vorrebbe informazioni di servizio, vogliono le informazioni, il cuore delle informazioni, vogliono riceverle così, attraverso i canali, era la domanda, di messaggistica come WhatsApp, Messenger o Telegram. Poi, non contenti, vogliono ricevere, il 10% vuole ricevere, inviare documenti, immagini e video. Siamo così abituati, no, su WhatsApp, ti mando l'allegato, che passare dalla mail inizia a diventare un po' stretto. Perché non posso mandare su WhatsApp del mio comune, come avviene al comune di Verona, se noi fossimo residenti, no, scusate, Ancona. Ancona è stato il primo comune italiano a avere un canale WhatsApp per comunicare con i giornalisti, con i cittadini. L'URP è diventato virtuale. Se volete vi metto in contatto col capo ufficio stampa, dice utenti soddisfatti. Perché? Perché hanno le risposte, non hanno un chatbot, forse solo in alcuni casi che risponde, ma hanno molto più velocemente le risposte alle loro domande. 9% vuole trovare un dialogo, un'interazione diretta con l'amministrazione. Torna al concetto del dialogo. L'8% vuole poter parlare direttamente con amministratori e manager della pubblica amministrazione. Vuole andare al cuore del problema. E poi vuole accedere direttamente in chat ai servizi digitali. Pensate allo speed. Solo il 31% degli interessati, degli intervistati, afferma di non essere interessato a nessuno di questi servizi. Mentre il 9% è senza opinione. Insomma, ci sta. Il 40% dei 500 intervistati non sa che cosa aspettarsi e non ha un'idea precisa. Dove si informano i cittadini? 40% su internet. Ho visto gli ultimi dati dei quotidiani nazionali, sono in caduta libera. I numeri dei quotidiani, tipo Corriere, Stampa, tutto sport sta salendo, sono in caduta libera a livello di copie vendute. Quindi non c'è più l'idea di informarsi attraverso un quotidiano cartaceo. 47% ha risposto su internet.
39% sui giornali quotidiani, 3% sui manifesti. Che cosa pensano invece i cittadini sull'utilità di informarsi, sull'utilità di informazione e servizi della pubblica amministrazione? Sempre l'Istituto Piepoli, il 54% dei rispondenti dice che sono abbastanza utili, 24% poco utili, ne vorrebbero di 24, molto, no, scusate, il 24% molto utili dice che ne vorrebbe di più, il 13% poco utili. Quindi, riassumendo, questo è per dimostrare quanto i cittadini abbiano bisogno di un'informazione che sia diversa, di un linguaggio che sia diverso, non già nel 14:42, di un linguaggio che sia diverso e di un modo diverso di comunicare. Questo è sempre un po' lo stesso concetto, no? Della trasformazione, Italo Calvino. Continuai la mia strada in mezzo alle trasformazioni del mondo, anch'io trasformandomi. Cioè, se non cambiamo noi la nostra visione del mondo, il nostro modo di raccontare le cose che facciamo, beh, non potrà cambiare il sistema. Il 65% di coloro che entreranno nel mondo del lavoro nel 2025 farà lavori che al momento non esistono. Questo vuol dire proprio avere un altro approccio alle cose, no? Essere sempre in questa versione beta per cui cambiano gli studi, cambiano le facoltà, cambiano le cose che facciamo, perché è talmente complesso il sistema all'interno del quale viviamo che l'identità stessa, adesso senza andare a citare Freud che è un po' forte durante la digestione, però è questo, no? Dobbiamo cambiare, sì, sono un po' ironico, dobbiamo cambiare il nostro modo di essere e di raccontarci agli altri. Anche perché c'è una forte questione che fa da base, da sfondo a tutto quello che stiamo dicendo, che è la questione etica, è una responsabilità etica del cittadino che deve, non solo può, accedere all'informazione e ai servizi in modo trasparente e democratico, rispettando questo, ovviamente, la privacy di tutti. E la gestione dei dati, quindi nel rispetto del GDPR e di tutte le altre dichiarazioni che si devono firmare, però è importante per il cittadino arrivare a quelle informazioni. Se voi pensate che la legge che regola le figure di quelli che devono fare comunicazione alla pubblica amministrazione è del 2000. I social praticamente non esistevano, qua vi ho messo delle date. Facebook è del 2008, ok, però venne rilasciato, cioè non c'era ancora questa pervasività dei social nella nostra vita. Nel 2012, poi insomma si trasformò, arrivò su Instagram, Twitter partì nel 2006, idem LinkedIn. Stiamo parlando degli albori e stiamo parlando di anni in cui comunque la pubblica amministrazione non aveva assolutamente recepito ancora quello che stava avvenendo. La legge del 2000 parla di diverse figure, ve lo dico, boh, è comunque cultura generale, come dire. Ha istituito queste tre figure nella pubblica amministrazione, non in struttura della pubblica amministrazione, il portavoce, magari, insomma. In un comune c'è sempre tendenzialmente chi si occupa da un punto di vista più politico della comunicazione del sindaco. Poi c'è l'ufficio, l'URP, l'ufficio relazioni con il pubblico, che vi dicevo prima essere stato sostituito ad Ancona da un servizio di WhatsApp, e l'ufficio stampa, che ha un'esplicita connotazione giornalistica. Io la vedo un po' come un Cerbero a tre teste, no? Tre voci che non sempre si raccontano, parlano e hanno un'unica voce. Perché sono tante le cose da fare. C'è il sito, c'è il blog, ci sono i social, c'è la newsletter, c'è il video, c'è il podcast, ormai la nuova frontiera. Questo è molto interessante. Voi vi ascoltate i podcast e pensate a quanto sia cambiata la comunicazione
Così, ad esempio, sulla guerra in Medio Oriente io ascolto di Cora Cecilia Sala, sì, bene, che sul posto è diventata la voce, no? Che mi fa conoscere quella situazione. E così ormai si sta trasformando la comunicazione anche della pubblica amministrazione. Tantissime pubbliche amministrazioni stanno raccontando quello che fanno sui podcast. Queste sono tutte le cose che vengono fatte un po', da un ufficio comunicazione, comunicati stampa, l'organizzazione di eventi. Fa tutto parte degli strumenti che abbiamo come comunicatori di raccontare le nostre ricerche, le nostre indagini, i nostri risultati. Non esiste, questo va detto per essere chiara, un obbligo giuridico relativo alla presenza della PA sui social. Nessuno ce lo impone, ma è dal 2011 che da più parti, da più ministeri, si consiglia, si auspica un uso proficuo dei social media per fini istituzionali. E adesso anche nei nuovi contratti collettivi si parla e si inizia a parlare della figura del social media manager. Qui mi sono divertita a elencare quante figure per quello che viene fatto, servirebbero in una pubblica amministrazione, per rendendoli dal settore del privato. Non ve ne elenco tutti, se no stiamo qui fino a domani, però sono tante e sono diverse e riguardano diversi ambiti: la strategia, l'identità visiva, la grafica, la capacità di moderare sui social i vari interventi, la capacità di scrivere in un'ottica SEO e SEM, la reputazione dell'ente. Le PR digitali, così come andiamo a parlare come ente all'esterno di quello che facciamo, allo stesso tempo anche sui social dovremmo raccontare chi siamo e poi analizzare i dati che emergono dalla nostra presenza social e poi parlare di cybersicurezza, il conversation manager, anche qui un moderatore. Pensiamo a quello che era successo quando era già qualche anno fa dal profilo INPS per la famiglia. Questo è diventato ormai un che esistono, non so se ve lo ricordate. Fa piacere che percepisco il racconto. Una collega, una social media manager sotto stress per l'ondata di richieste che gli erano state fatte sui social, su più canali. Se non sbaglio sul tema del salario, no, reddito di cittadinanza, insomma, a un certo punto non ha più retto allo stress e all'ondata di richieste, è iniziato a rispondere in modo non felice e non elegante, per usare un eufemismo. Chi ci ha rimesso? Lei, magari un po' di stress, chissà cosa è successo, ma ci ha rimesso l'INPS. Ci ha rimesso l'INPS con, come dire, subendo un danno di immagine incredibile. Qual è la direzione giusta? Le competenze. Concentrandosi sulle competenze, ecco che potremmo raggiungere i nostri obiettivi, che la PA potrà raggiungere i propri obiettivi. Attraverso competenze, hard skill, digital hard skill, e digital soft skill. Le soft, questo in realtà serve a un comunicatore, ma serve a ciascuno di noi nelle nostre relazioni interpersonali, perché se riusciamo a comprendere le esigenze e i bisogni dell'altro, no? E se riusciamo a raccogliere le informazioni per il vostro journal club, allora forse magari è più semplice tradurle per i cittadini. Se capiamo le finalità dell'ente per il quale lavoriamo e le condividiamo, diciamo anche prima questo, i valori, bene, e allora anche in questo caso sarà più semplice raccontarlo e imparare in qualche modo a migliorarci. E poi anche guardare il mondo con un approccio un po' più creativo e innovativo, non dare nulla per scontato, sapersi un po' aprire alle novità, imparare a lavorare con gli altri davvero.
dominare lo stress per non finire male come la social media manager di qui sopra, individuare i problemi e saper trovare le risposte giuste. E poi, questo è anche un tema molto importante su cui ad esempio le università sono molto avanti, avere un approccio inclusivo e attento alle questioni di genere. Saper gestire i flussi comunicativi, perché il problema della comunicazione è la comunicazione in sé stessa in un certo senso, cioè noi dobbiamo avere informazioni serie, corrette da comunicare, imparare a farlo, cercando di essere anche un po' smart, di capire quello che ci stanno chiedendo, no? I nostri responsabili, i nostri dirigenti, i nostri cittadini, che sono poi i veri soci della nostra azienda, tra virgolette. E poi se riuscissimo a sviluppare un po' più di intelligenza emotiva e di empatia, ecco, sarebbe un po' più facile favorire quel dialogo, no? E quella capacità anche di negoziazione e di mediazione. Di cui avremo bisogno. Allora, mancano 5 minuti. Questo è un po' la domanda a cui vi lascio, no? Su quali vi sentite già aperti e come si potrebbe lavorare per migliorarsi. Qua vi parlavo del tavolo di comunicazione presso la funzione pubblica. Volevo arrivare a un'ultima cosa verso la fine, perché tutto il resto è raccontato in modo più dettagliato e si arriva a questo, l'autenticità. Se il cittadino coglie davvero quello che siamo, i valori che abbiamo, acquisteremo davvero, davvero valore.